Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova ricetta. Oggi prepariamo una crema solida profumata per il corpo e per le mani. La crema solida somiglia a una saponetta o un cioccolatino, è comoda, si può portare con sé nel bagaglio a mano senza problemi. La crema solida è anche un'ottima idea regalo. La ricetta è semplicissima, economica e anche creativa. La crema solida si scioglie appena entra in contatto con la nostra pelle, la possiamo passare sulla pelle ancora bagnata appena usciti dalla doccia. Inoltre è particolarmente piacevole tenerla sul comodino per un eventuale massaggio. Ecco, qui abbiamo messo a sciogliere nel pentolino a bagnomaria 25 g di cera vergine d'api, 25 g di burro di karité, 45 ml di olio di mandorle dolci. Poi aggiungeremo 5 gocce di tocoferolo e 30 gocce di oli essenziali. Io ho scelto il mandarino verde. Allora, come ben vedete, io ho deciso di sciogliere appunto a bagnomaria utilizzando questa ciotolina di vetro. Vi consiglio di mettere tra la ciotolina di vetro e la pentola uno straccetto, una presina, e vi ho messo una vecchia presina, perché altrimenti il vetro a contatto con la pentola si spacca. Il fuoco dovrà essere bassissimo e mescoliamo fino a quando non si saranno sciolti tutti gli elementi. Una volta sciolti, li tireremo fuori dall'acqua, li lasceremo riposare per 1 minuto, poi aggiungeremo il tocoferolio e l'olio essenziale di mandarino verde. Questo perché? Non tanto per il tocoferolo, perché il tocoferolo comunque resiste alle alte temperature, ma gli oli essenziali sono termolabili, quindi dovremo assolutamente far raffreddare per 1 minuto il nostro composto per evitare che l'olio essenziale perda tutte le sue proprietà importanti. Ecco, il nostro composto si è perfettamente sciolto. Vedete? Adesso aggiungiamo 5 gocce di olio, scusate, di vitamina E. 1, 2, 3, 4 e 5. E l'olio essenziale del mandarino verde. Eccoci, poi bisogna mescolare molto velocemente e andare poi a inserirlo negli stampini. Stampini, io ho scelto quelli per i cioccolatini. E poi lasceremo raffreddare finché non sarà completamente solidificato. Sì, la ricetta è terminata. Avete visto che carine che sono queste cremine così piccoline e potete regalarle alle vostre amiche, vedrete che saranno contentissime, io le ho regalate e hanno fatto molto piacere, sono state molto gradite. E ci vediamo alla prossima ricetta, spero che vi sia piaciuta e iscrivetevi al canale, ok? Ciao ciao e buona serata a tutti!